Purtroppo spiace rilevare che questa risoluzione e anche la presentazione non agiscano in maniera corretta riguardo al problema che c'è e che è nato, perché soprattutto non riconosce e non fa la storia di quello che è avvenuto sulle 45. Il danno che si è provocato il 16 gennaio sulle 45 dipende da anni e anni di incuria. Il fatto che non ci sia una viabilità secondaria, come accade in altre parti del tracciato delle 45, è dovuto al fatto di anni e anni di incuria. La viabilità alternativa era la ex statale Tiberina, che diventò provinciale, e nel lato toscano diventò poi comunale. Questa strada è stata negli anni abbandonata, quindi sicuramente al di là dell'emergenza che si è creata sulle 45, la viabilità secondaria avrebbe potuto ovviare a tutti i problemi che in questo momento si stanno affrontando. Quindi io penso che in una risoluzione che riconosce i problemi e riconosce la storia di quello che c'è stato, vada riconosciuto anche, e questo lo facciamo nella nostra risoluzione, lo sdegno per chi ha causato questi problemi, perché aver perso anni nel pensare grandi opere o aver perso anni nel fantasticare di un'autostrada sulle 45 ha lasciato in stato di abbandono quella strada, e questo è quello che oggi paghiamo per quello che non si è fatto allora. Allora, oggi invece abbiamo un ministro dei trasporti che si è impegnato, ha convocato rapidamente i sindaci, è venuto appena la strada è stata sbloccata, è venuto a fare un sopralluogo, è venuto a dire che ANAS si sta impegnando e quindi in questi 30 giorni dovrà rispondere alle prescrizioni della Procura per permettere una riapertura al traffico pesante, e ha fatto immediatamente una nuova convenzione fra il Comune di Pieve Santo Stefano e ANAS per fare ripartire i lavori su quella viabilità secondaria che era abbandonata. Chi c'era prima queste cose non le ha pensate? Invece che pensare a fantomatiche grandi opere, perché non ha investito e non ha pensato su questo? Allora, io penso che il governo si sia attivato in tempo e velocemente. Fra l'altro, io ho l'impressione che lato Emilia-Romagna si voglia sfruttare questa situazione per fare polemica nei confronti del governo. Io penso che questo atteggiamento non vada bene. Leggo cosa si sta facendo, ad esempio, in Toscana in questi giorni. Allora, anche la Toscana ha approvato un pacchetto, probabilmente loro lo faranno tramite una legge, di 300.000 euro a favore delle imprese, poi abbinato ad un pacchetto di microcredito o di finanziamento per le imprese, e poi alcuni interventi per la promozione turistica. Fra l'altro, e lì vedo un atteggiamento meno polemico nei confronti del governo, l'atteggiamento del Presidente della Regione Toscana è quello di dire: prima vediamo di accelerare sulla riapertura delle 45 e cominciamo a fare un conteggio dei danni, ma fatto seriamente dalla Regione, perché qua si cominciano a sparare cifre. Giustamente le associazioni di trasporto e le imprese sono preoccupate e a queste va dato il massimo sostegno, ma io temo che ci sia un effetto sciacallaggio per utilizzare questo evento per attaccare il governo. A me sembra che la risposta ci sia stata, e l'impegno del ministro Toninelli è quello di seguire costantemente l'evoluzione dei lavori, di monitorare e di sollecitare ANAS su un appalto che è già assegnato e partito, e si è preso l'impegno di segnalare agli altri ministeri le criticità che ci sono. Le criticità che ci sono però sono anche nel conteggio e nella modalità dei danni. Se voi pensate al decreto Genova, anche lì dentro, per capire come rimborsare e come ristorare dei danni che le aziende hanno subito, si è fatto e si sta facendo un percorso che è complicato e richiede del tempo. Quindi l'attenzione c'è, nella nostra risoluzione lo riconosciamo, e quindi vi invitiamo a votare la nostra risoluzione.